cioè le richieste delle agenzie cattoliche è roba da galera, cioè ma ci rendiamo conto? Ma loro hanno la verità, dai Claudio, che cazzo, se è vero, se hanno la verità. Ma vogliamo dare una piccola dimostrazione di cosa arrivano. Allora, certamente voi conoscete Vittorio Messori, e Vittorio Messori si arrabbia perché ci sono troppe calunnie verso i cattolici, e il titolo dice: circolano troppi falsi miti, un esempio lo sterminio dei catari. Cioè, vai tranquillo. Ecco, nel senso che arriva proprio a questa dichiarazione simpatica e divertente, in cui dice che è una calunnia dire che la Chiesa cattolica fu cattiva con i catari. E tra l'altro, nel suo articolo lui riporta le citazioni di un paio di persone. Dice: il papato non è stato sempre dalla parte della reazione e dell'oscurantismo. Quando sbagliarono i catari, la sua vittoria fu quella della civiltà e della ragione. E dice sempre che la Chiesa cattolica ha fatto bene e che è una menzogna che hanno ucciso i catari. Dice, riportando sempre un altro testo, dice: una vittoria dei catari avrebbe riportato l'Europa ai tempi selvaggi primitivi. Tempi selvaggi primitivi. Sì, ecco, tra l'altro appunto dice che, ma in un certo senso Messori ha ragione. E di dire che effettivamente lo sterminio dei catari nessuno si ha protestato. Quanti catari avete sentito che sono venuti a raccontare delle violenze che hanno subito? Vero. Esatto, cioè. Non c'è la memoria dei catari. Cioè, nel senso, ma avete mai sentito un catari? Ma veramente io non ho neanche sentito un prussiano che parlava della sua memoria, Non è lasciato vivo neanche uno. Sì, e infatti allora appunto si è lanciato Vittorio Messori, lancia la proposta di una eleganti calunnia in difesa dei cattolici. Un esempio, lo sterminio dei catari, cioè nel senso che è un falso mito perché non è la verità. D'altronde nessun catro si è protestato, nessun catro ci giunge la voce che si è lamentato che sia stato ucciso, e di conseguenza è una menzogna dire che, certo, sono stati cattivi. Ovvio, come non so, è una menzogna che vengano sterminati i palestinesi. Nessun palestinese ha fatto il giorno della memoria. Ne parleremo fra 50 anni, vero? D'accordo. Ok. Sì. Francesco. Io sono pazzo. Perché? Non so, forse perché sono attento a cose che gli altri non gliene frega niente. E cosa o sono gli altri che sono ciechi? O ti riferisci a qualcosa in particolare? No, magari. Magari. Vai Francesco. Ah, ecco, io vorrei andare verso il discorso, un discorso diverso. E dovrei leggere con due notizie. I bimbi imparano a contare prima di riuscire a parlare. Nuove ricerche rivelano che l'emisfero cerebrale destro è più sensibile ai numeri espressi in cifre e non a parole. Cos'è, il Corriere? Il Corriere della Sera. Sì, perché non ce l'ho quella notizia. Esatto. Allora, questa qua dice che questa nuova scoperta, che noi sappiamo che i bambini sono sempre intelligenti, d'altronde se noi prendessimo soltanto il racconto mitologico di Ercole sapremmo che i bambini sono capaci di molte cose. E i pagani non avrebbero problemi in questo senso. Bene, la leggo con un'altra cosa. Allora, voi tutti conoscete Harry Potter, il suo protagonista, e questo il protagonista di Harry Potter ha deciso di debuttare in un'opera teatrale e di comparire nudo, al che molti genitori, possiamo immaginare di che parte, dicono: che esempio darai ai nostri figli? Si sono chiesti preoccupati. Cioè, non è che questo abbia fatto un film violento, di sparatorie, cui ammazza la gente. No, fa un'opera teatrale e lui vi compare nudo. Io penso che il nudo sia una cosa tranquilla. Eppure diventa pericoloso, anzi, molti genitori, probabilmente buoni cattolici, buoni musulmani, buoni monoteisti, sono posti il problema di pensare che Harry Potter, cioè il protagonista di Harry Potter, l'attore fatto Harry Potter, che si presenta nudo, sia diseducativo. Allora provate a pensare all'educazione di questi bambini, che avrebbero, stando alle ricerche scientifiche, una potenzialità enorme, che imparano prima di parlare a contare, perciò di conseguenza avrebbero una sensibilità, avrebbero una capacità, sono intelligenti. I genitori che si preoccupano di non farli vedere il protagonista, l'attore di Harry Potter, perché compare nudo. Ah sì? Allora ti dico questa, visto che mi hai introdotto anche questo argomento. Mio figlio, che ha quasi 4 anni, l'altro giorno si è chiuso in bagno, si è seduto in un angolo per terra. Cosa fai? Non piango. Lo vedo. Ma perché dovresti piangere? Perché ho perso Batman, piccolo.
Però non piango. Bravissimo, infatti non c'è da piangere. Vedrai che lo ritroveremo. Non lo ritroviamo. L'ho visto annegare nell'acqua del tombino. Volevo piangere, ma non posso, perché se no scende la vicina che ammazza i bambini. Chi te l'ha detto? C'è la foto sul giornale della vicina. Sì, ma chi te l'ha detto? La TV. Poi ho chiesto ai fratelli. È la nostra vicina. No, è un'altra. La nostra vicina è gentile. Non mi ammazza se piango? No, proprio no. Sei sicurissima? Direi di sì, sono abbastanza sicura. Cioè, mettetevi un attimo nei panni di questo bambino che si è sentito la notizia del fatto di Erba, quella che ha sgozzato il bambino perché piangeva. Questo bambino a 4 anni ha interiorizzato la notizia, interpretata, riprodotta nel suo quotidiano a 4 anni, e fargli vedere nudo a un ragazzo di 12-13 anni un Harry Potter nudo scandalizza. Qui si sono incise le patologie psichiatriche di un bambino per tutto il resto della sua vita, perché prima di cavarsi fuori sta roba ci vorranno una vita di lavoro, e fargli vedere Harry Potter diventa nudo è scandaloso. Sì, sai, cioè, è una cosa veramente allucinante, cioè le persone non sanno nemmeno in che mondo stanno vivendo. Difatti, sai, si direbbe che questi genitori hanno il cervello meno di una gallina, perché se leggiamo una notizia recente, galline e pecore sono geniali. Sì, ce l'ho questa, ma è per il crogiolo dello stregone, non messa lì. D'accordo. Guarda che Franco ce l'ha sempre detto. Sì, no, ma se noi abbiamo avuto noi queste cose le sappiamo, e di conseguenza non ci serve la prova scientifica. Non ci serve. Gli altri hanno bisogno della prova scientifica. Certo. E allora, come noi non abbiamo mai smentiti in tutti questi anni di quando facevamo una cosa, si dicevano: ma voi parlate del mito, dei racconti mitologici, ma sono delle favolette, sono delle cose sciocche, sono delle cose per bambini, sono delle storielle. E poi quando facevamo la lettura del mito con le scoperte scientifiche, significava, cioè, che noi avevamo ragione, ma noi non ci serviva questa ragione, perché la nostra sensibilità ci faceva capire che erano cose autentiche. Bene, allora, ti dicevo, questi genitori che si spaventano dell'attore che fa Harry Potter nudo, una volta si diceva hanno cercato di una gallina, a questo punto bisogna dire che hanno cercato meno di una gallina, perché se un etologo dice galline e pecore sono geniali, e dice i pulcini sono un modello ideale per capire che cosa abbiamo in testa in partenza e cosa c'è scritto nel genoma. E allora significa che il cristianesimo, l'educazione cristiana, i valori morali del monoteismo hanno portato a avere le persone con cervello meno potente delle galline e delle pecore. Cioè, nel senso che siamo non neanche al campo dell'istinto, ma della soppressione dell'intelligenza di base. Cioè, nel senso che un pulcino, avendo un genitore gallo e gallina, si trova forse meglio educato di quei genitori che si trovano preoccupati che il figlio veda l'attore di Harry Potter nudo. E un articolo sull'Espresso di questa settimana, l'ho fregato a mia moglie, spero che non mi uccida, l'ho tagliato. C'è l'articolo Drogati nella mente, ed è un colloquio con Nova Volkov di Paolo Pontoniere. E, fra le altre cose, in questa intervista dice, lei parla della tossicodipendenza, ma vi voglio ricordare che tossicodipendenti praticamente è lavorare sui meccanismi della tossicodipendenza ti porta a lavorare su tutti i meccanismi cognitivi. Ebbene, dice a un certo punto, l'avvento della risonanza magnetica e delle altre tecniche di visualizzazione computerizzata dei processi fisiologici in vivo, cioè visivi, ci hanno permesso di scrutare nel cervello delle persone affette dal male e confermato che si tratta di un disturbo fisiologico che influisce, attenzione, sui processi cerebrali che regolano le motivazioni, la maniera in cui si prendono le decisioni e i meccanismi che inibiscono il comportamento. Non solo, ma che riesce anche a forgiare il modo in cui apprendiamo, consolidiamo le informazioni e archiviamo le esperienze. Cioè, praticamente, oggi come oggi, attraverso la risonanza magnetica, riescono a vedere
attraverso quali processi mentali si arriva ad attivare o a non attivare le cellule neuronali del cervello. Per cui si sa anche perché Francesco ha delle idee diverse dalle mie. Cioè, e in effetti ve lo farò nella trasmissione dalle 19 alle 20. Questo. Però quello che voglio dirvi è che adesso sappiamo come si costruiscono le idee, sappiamo che la ragione è un sottoprodotto dell'umanità, cioè l'ultimo cosa che l'umanità ha generato e che lo usiamo chiaramente per comunicare, sai, perché solo con la ragione possiamo comunicare. Sì, sai, il problema poi è anche secondario, cioè sapere se la nostra attrezzatura ce l'abbiamo da mille anni, da un giorno o da un secondo è secondario. Il fatto che tu ce l'hai di conseguenza la devi utilizzare. È questo il punto, perché certo. se la inibisci, cioè l'attrezzatura come ce l'hai, così la puoi anche inibire. Sì, va bene, la puoi inibire, però se una cosa è a tua disposizione, per inibirla la devi comprendere. Devi comprenderla. Per inibirla qualcuno può anche impedirti di usarla, sì. E tu non ti accorgi che non la stai usando. È una cosa che tu hai a disposizione, di sì. Conseguenza il conosci te stesso sarebbe fondamentale. Conosci gli strumenti che hai. Esatto, cioè, nel senso che d'altronde sai, noi abbiamo sempre l'esperienza che cercare di essere attenti alle cose è fondamentale. Noi abbiamo nello stomaco un cervello che ci permette di sapere esattamente quali sono i componenti di una certa sostanza che possono aiutarci o non aiutarci. Ebbene, siamo talmente abituati, cioè veniamo abituati così a leggere le etichette, sempre c'è anche gente che non legge le etichette, che di questo cervello non sappiamo più che farcene. Sì, ma guarda, sai anche della conoscenza che noi abbiamo, molte volte vanno a sottovalutare i miti, i racconti popolari. E leggo dal Corriere della Sera, dice fa piante medicinali, sofisticate tecniche per vagliare i testi, nuovi rimedi nascosti negli erbiari antichi, ricercatori scoprono un potente antibatterico già descritto nel 600, cioè di conseguenza avevamo un qualcosa di potente che ci poteva servire, essere utile, che qualcun altro già aveva scoperto, ma siccome questi qua avevano riferimenti mitologici, lavoravano con l'ampiezza di poesia, no, non poteva essere autentico. Eppure questo era già stato codificato nel 600, il che significava che anche la volontà delle persone di essere attente alla realtà era diversa. È certo che nel 600 non avevano i laboratori di adesso, non avevano l'esame del DNA, non avevano macchine sofisticate, non avevano tutte quante le possibili. Eppure... E non è scritto in chiaro, no? Quando le cose vengono trasmesse, allora non vengono trasmesse in chiaro. C'è un episodio di una conservatrice della biblioteca centrale di Rovigo, alla quale un giorno un ragazzino è venuto chiedendo un libro di alchimia. E lei glielo ha dato, era un libro di alchimia antico, naturalmente non gli ha mosso gli occhi addosso perché era una cosa preziosa, e gli è venuto da ridere il ragazzino che se lo sfogliava, poi glielo ha riconsegnato. Perché? Perché si tratta le cose per simboli, e se si dimentica cosa serve un simbolo, non sappiamo più rileggerlo e riprenderlo. No, aprendo un inciso sul corso dell'alchimia, se voi andate a prendervi di Genial Chemist e vi andate a prendere ad esempio i fratali come si vogliono pronunciare, che sono disegni creati tramite algoritmi matematici molto belli, noterete che gli alchimisti erano già arrivati molto prima di noi, i fratali appartengono al 1900, eppure gli alchimisti si erano arrivati lo stesso, allora che vuol dire che avevano dietro le parvenze strane, dietro le cose fumose nascoste, avevano una conoscenza matematica molto ampia, e questo algoritmo l'abbiamo scoperto soltanto adesso, eppure loro c'erano già arrivati secoli prima. Abbiamo già dimostrato con Esiodo, basta interpretarlo in maniera diversa, Esiodo e ci dà un universo, cioè ci apre le porte della vita. Se lo interpreti come uno Zeus che va in giro a scopare, chiaramente vedi solo che quello. Ma è già positivo. È già positivo rispetto al cristianesimo, sì, in effetti. È una cosa, cioè, ma vedi piuttosto che andare in giro a predicare, sì, dire, esatto. Arriverà la fine del mondo per tutti i peccatori. Tanto effettivamente è molto più piacevole, ma... In effetti è una visione cosmologica della vita e delle interazioni della vita, che è una cosa spaventosa. Naturalmente dipende sempre dagli occhi con cui guardiamo le cose, no? O con cui ascoltiamo noi stessi. E spesso ci sfuggono invece cose enormi che abbiamo sotto di noi, insomma. E spesso ci dimentichiamo che sono le emozioni che ci rivelano cosa c'è di nascosto.
Va bene, Francesco, sì. Che altro hai da dirmi di bello? Quello che tu hai qualche notizia in particolare? No, io ho qui una serie di notizie, ma le metto via perché tanto non ne frega niente a nessuno. Quello che interessa a qualcuno la percezione extrasensoriale, la farò stasera, la farò da solo. Tanto non gli frega niente a nessuno della percezione extrasensoriale. Sai, la storia si ripete, qualcuno dice, ed è anche vero. In Europa noi abbiamo avuto la guerra dei 30 anni, che è stata una guerra religiosa di scontri protestanti, cattolici e così via. E adesso alcuni ricercatori, alcuni attenti studiosi, dal conflitto interno all'Islam, una nuova guerra dei 30 anni. E allora significa che noi che andiamo a vedere il monoteismo islamico come un compatto, come unico, in realtà comincia a essere variegato e che sicuramente si imploderà per dinamiche interne, per contraddizioni, per opposizioni, per fazioni. E difatti questo qua noi dovremmo capire che in realtà il monoteismo non può reggersi, qualsiasi monoteismo non si regge. Cioè il monoteismo cristiano è imploso per parecchi secoli perché c'era un'intelligenza, c'era una cultura precedente. E lo stesso il monoteismo islamico è destinato per sua natura a implodere perché si scontrerà con la cultura, la tecnologia, e di conseguenza sarà destinato a scomparire o a modificarsi, come appunto succede con il monoteismo. E appunto questi qua nuovi studiosi dicono dal conflitto interno dell'Islam una nuova guerra di 30 anni. Come vedete, chi vi spaventa con terrorismi, orde alle frontiere, non ce ne sono, in realtà vogliono soltanto ricompattare il gregge. E comunque, come vedete, la vita che è politeista trova sempre una situazione per cui fermare anche il monoteismo. Guardate che quelli che sono adesso i livelli di commercio mondiale, ce ne sono mai stati 30 anni fa, nemmeno se li sognavamo. Quelli che saranno fra 10-15 anni saranno infinitamente maggiori. Perché anche guardando un po' gli ultimi dati, voi pensate che in Italia cominceranno a arrivare torme di turisti dall'India e cominceranno ad arrivare torme di turisti dalla Cina. Ci scordiamo un pochino il vecchio turismo del nostro paese. Sta cambiando un po' tutto effettivamente, e quello che deve cambiare in maniera estremamente profonda sono i costumi fra le persone, i rapporti fra le persone, i rapporti nella società. Cioè non è più possibile la riproduzione di quelli che sono gli schemi della monarchia assoluta generati dal monoteismo, generati dal cristianesimo. Purtroppo a pagare il prezzo maggiore sono le classi sociali, chiamiamole più povere, comunque culturalmente più arretrate, cioè coloro che ancora subiscono l'influenza massiccia ad opera del cristianesimo, che sono sottoposti all'indottrinamento nelle parrocchie, sono sottoposti all'indottrinamento negli oratori, e naturalmente non hanno gli strumenti per muoversi nella società come sta crescendo in questo momento, e naturalmente avremo degli sbandati e avremo una società con gravi disturbi sia psichici sia sociali, e tutti questi disturbi sono prodotti dalle parrocchie e sono prodotti dagli oratori. Diamo una dimostrazione di questo, la famosa pillola abortiva. Allora, l'inchiesta è stata archiviata e si era fatto una grande cancan perché si parlava, e il presidente Comunione Liberazione Formiconi della Regione Lombardia, dice il collega sera, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formiconi a suo tempo sosteneva che Albuzzi, cioè l'ospedale appunto di Milano dove si faceva l'uso della pillola RU486, si configurava una violazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Bene, inchiesta aperta, andata avanti. Aperta con cancan, tamburi, esatto, prime pagine giornali. Ma cosa era successo? Albuzzi, tra la primavera e l'estate scorsa, 53 donne hanno abortito in day hospital senza intervento chirurgico, grazie a quel medicinale che in Italia è indicato soltanto per la cura di alcuni tumori. Allora, queste 53 donne hanno avuto un aborto, non sappiamo i motivi, però logicamente se hanno ottenuto questo, l'hanno fatto sicuramente in condizioni psicologica, fisica e mentale diverse da un aborto di intervento chirurgico. Eppure
a Formigoni non interessava queste 53 donne, interessava un principio cattolico. No, a lui gli interessava non aver fatto del male a queste donne, questo gli scoccia. Ma cosa è stato fatto? Il Guzzi, il GIP, che ha archiviato l'inchiesta, ha detto che questi medici hanno commesso un illecito disciplinare. E qual è l'illecito disciplinare che avrebbe commesso? Fra tutti, quello di non essersi richiesto al comitato etico. Cioè, queste persone non si sono preoccupate dei principi che i cattolici vorrebbero rendere legge. Penso che i comitati etici sono influenzati dai preti, che sono presenti i preti, sono cattolici, ci vanno i presidenti che sono cattolici, che sono cattolici. Questi che sicuramente si interessavano alla vita delle persone, alle condizioni di queste donne, hanno ritenuto, e per me hanno fatto bene, non rivolgersi al comitato etico, ma di cercare di aiutare le donne. Benissimo. Cancan, polemica perché si violava la legge sull'aborto, in realtà la cosa è archiviata, due colonnine sul Corriere della Sera e non so sulle televisioni, su altri giornali, e l'unico reato, illecito disciplinare per non aver chiesto la consulenza al comitato etico. A mio avviso hanno fatto bene essere indisciplinati. Ecco, cioè, comunque... si potrebbe fare proteste anche con i comitati etici, in quanto ho visto che le persone che sono dentro sono dei terroristi conclamati, adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, fanno apologia di strage, sarebbe già una buona cosa fare una protesta rispetto alla presenza di terroristi nei comitati etici. Naturalmente, come sempre, non basta avere le ragioni giuridiche, è necessario anche avere i rapporti di forza, no? E la Chiesa Cattolica sta tentando di usare i rapporti di forza per distruggere la società civile. Chi dice che l'audio? Diamo il via. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao Claudio, chi ti ha detto che non mi interessa la percezione sensoriale? Mi interessa la percezione. Ah, ti interessa? Ah, beh. Stasera. Stasera, sì, riprendo il discorso. Riprendo il discorso. Questa è la radio di nicchia, insomma. Di nicchia, sì. Per pochi affezionati. Appunto, pochi affezionati. Sto dentro che c'è un articolo sempre. Intanto a Francesco me la fuma l'articolo de Bezier, dei Catari, che avevo. Come sono andato a passare ieri, ho preso i giornali ieri. La sera un bel paginone. Ieri quello di ieri, vero? Quello di Messori, sì. Ecco. E niente, oggi che c'è un articolo sulla Repubblica, no, oggi, ieri, sarebbe sempre di ieri perché non conosco andare in giro. La natura magica e sacrale del metallo. Questa è pagina della cultura, dunque. L'alchimia insegna, insomma. L'alchimia insegna in questo senso. L'alchimia, sì, un articoletto, insomma, un 13x25 in fondo, pagina 51. È interessante. Dopo che sei. Conoscivo Paul Verhoeven, il regista di Basic Instinct. Conosciamo il film. Insomma, il regista adesso fa, in settembre dovrei fare un libro, un'opera su Gesù, e vuole rifare, dice, in preparazione anche un progetto sulla figura di Gesù Cristo. Fu crocifisso, dice, dall'impero romano e non dagli ebrei perché considerato un terrorista. Diceva, se non hai una spada, vendi un mantello e comprala. Vendi la borsa e comprala, è Luca. Sì, Vangelo di Luca, però, parte finale. Però Verhoeven dice che è stata tirata via, insomma, dal Vangelo sta qua. No, c'è. Ah, sì? Sì. Ah, c'è. Sì. Comunque adesso viene fuori sto qua, perché adesso è uscito un nuovo film qua sulla Resistenza, entra in polemiche, Resistenza in Olanda. E qua parla appunto dell'Harry Potter, comunque è in teatro o fa l'Harry Potter? Sì, in teatro. Sì. Non capisco queste elevate di scusi. Sai. Di 7 anni, insomma, è in teatro, fa il famoso opera. È nudo, è sempre nudo. Sì. La famosa opera Equus. Scusa, Ivano, c'è un problema. Se l'attore di Harry Potter è nudo... Sì. Si vedono gli attributi. Appunto no, è quello che non va bene. La bacchetta magica. Non va bene. Siccome sai da 2000 anni non si sa con lo Spirito Santo come abbia fatto con la Madonna. E c'era Agostino che diceva tramite le orecchie, ma mi sembra una pratica abbastanza anomala. Però perché non sei andata a vedere neanche dopo sposare, anche prima di sposare, scherziamo tutti. E sarà a vedere solo il buio. E dopo sposati, se la vuoi.
Beh, d'altronde a me fa sempre ridere quando dicono che la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica è una Chiesa patriarcale o maschilista. Io direi, dov'è il fallo di Dio in questa religione? Io non l'ho mai visto, insomma. Sai cosa mi preoccupa di tutto questo? Che quando l'Italia deve andare all'esposizione universale di Tokyo, ci manda il satiro nudo, con due belle chiappe, a rappresentare l'Italia. E allora... Se questo non è bigottismo bieco, non so, cioè ci vuole un satiro nudo per rappresentare l'Italia. Va bene, ok. Un articolo, non so se l'ho letto, se che preso anche, se hai preso la Corsera, te l'hai visto, Giuseppe Conte che risponde a Carlo Paris. No, purtroppo sai, cerco di leggere quando trovo tempo, perché comunque è che risponde, esetto colonina, ma non so, ma se prendo via massa tempo. Comunque in ultimo dice che Paris critica Conte perché dice che è poesia a sé di destra, no? Paris dice che... Madonna, te mangi di destra, te pisci di sinistra, te cai di destra e te vomiti di sinistra, ma che bello. Che dice, aspetta, caro Paris, miti e natura non sono poesia di destra. Era dice che risponde Conte a Paris, che dice, mi indignano le liberalizzazioni erette a dogma salvifico. Tra i potenti e gli umili scelgo sempre rigorosamente le parti degli umili. Auspico non l'odio di classe, ma un meticciato amoroso da inventare in Europa, Africa e Asia. Sì, okay. A Gramsci e Benjamin preferisco Ilman e Adonis. Tutto questo è di destra o di sinistra? È quello che dico, via. Cioè, ecco, è più o meno questa è la risposta del Conte a Paris. Sì, se sempre... Se riduciamo sempre a... Sempre sarete cazzati in essi. Baruffa e Ciosop, esatto, a livello intellettuale, insomma... Non sì, vabbè, ma lo stesso, sai, esatto. Se parlassero della Juve del Milan sarebbe la stessa cosa. Sì, cioè, tanto per scrivere, esatto. Tanto per entrare nelle carta stampata. Ok. Ciao. No, ma... Bene. Pronto? Sì, pronto? Velocissimo, mi raccomando. Mi spiego come mai che a storia ha detto che è il pignataro che aveva la faccia da mucchio. Dunque, che c'è sta in un caso che una donna per bene, che era la di grazia, allora uno vuole fare il mucchio singolo pur di armarla. Perfetto, ok, allora, chiarissimo, ciao, dell'intervento Alessandro, la cosa è interessante e secondo me qualche ascoltatore raccoglierà l'invito. Va bene, e niente, io stasera vi parlerò della percezione extrasensoriale. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Scusa che abbasso. Sì, grazie. Volevo solo chiedere il perché la metafisica in genere e specialmente le religioni monoteiste sanno tutto sulla creazione, come è stato fatto, da dove, quando, come e cosa. Mentre le cose più semplici, più lapalissiane oppure anche più modeste, per esempio la morte di un qualsiasi essere, non te la spiego. Questo non so capire, però sanno perfettamente come ha fatto il mondo l'altro. Grazie di avermi fatto la tua immagine, sono via. Scaglia dal cielo su fantasmi, vero? Già. E via così. Non so che mi spieghino le cose più semplici, sti grandi maestri che parlano di piani evolutivi, di questo, dell'altro, a livello proprio atomico, e non sanno dirti le cose più semplici. Perché, ragazzi? Non so. Vi ringrazio. Ciao. Il monoteismo ha sempre problemi, sempre domande a cui non sa rispondere. C'è stato uno in un NG, no? Di discussione, che ha detto che di essere stato all'ospedale di Torino che stava morendo sua madre nello stesso momento in cui stava morendo Bobbio, no? E mentre sua madre, questo era un cattolico, mentre sua madre moriva, diciamo così, abbastanza lentamente, no? E sentito Bobbio invece che moriva con rabbia, con forza, con quasi fosse aggrappato alla vita.
In effetti c'è una cosa da dire: quando muore il cattolico muore svuotato, vuoto, senza più niente, cioè senza più capacità di guardare avanti, aspetta la morte come la fine di tutto quando gli va bene o come disperazione per quello che ha perso, mentre invece quando muore l'ateo, quando muore un pagano, quando muore persone che hanno vissuto appieno la loro esistenza, muoiono ancora con energia, cioè con cose da fare, per cui è più doloroso veder morire un ateo, un pagano, un altro, perché muore un uomo vivo che poi partorisce il corpo luminoso, per cui la morte può essere più angosciosa per un pagano o per un ateo, ma solo perché hanno vissuto appieno, cioè solo perché hanno l'energia per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, cioè è una guerra, è una battaglia, è l'ultima battaglia della loro esistenza ed è una cosa grandiosa. Chiaramente si vede la morte serena del disperato, cioè di quello che è stato in ginocchio, che muore proprio col niente, oppure muore disperato perché è aggrappato alle ultime cose della vita, mentre invece quando muore il pagano, quando muore l'ateo, muore per rinascere. E naturalmente tutti, come tutti i parti, hanno una loro forza. Bob aveva milioni di cose da fare, come altra gente è morta che ancora avevano progetti in testa, se quello non vuol dire morire vivi. Sì, Claudio, visto che siamo pochi minuti, io prendo un po' per ricordare i vari appuntamenti, i vari impegni e le varie cose. Sì, fermiamo le telefonate. Sì. Ecco, prima di tutto ricordo appunto per chi vuole leggere che c'è l'ottavo volume della Storia Criminale del Cristianesimo, edizione Ariele di Teschner. Si va appunto a aumentare la dose di informazioni e di cose, delle mostruosità che il cristianesimo ha commesso. Speriamo quanto prima che ci possa essere una storia criminale anche del monoteismo. Detto appunto questa informazione libraria, c'è un'altra cosa che è interessante. Allora, giovedì prossimo alle ore 21 al pub Imbuco di Via Aureliana a Montecorto Terme ci sarà il mutuo dei pagani dei Vican Veneti, come sempre incontro aperto a tutti, senza una tabella di marcia, senza appunto un programma, un organigramma, ma soltanto appunto per conoscersi, discutere e scambiare informazioni. Perciò chi vuole avere la possibilità di entrare in contatto, di conoscere o di anche proporre qualcosa, si può trovare appunto giovedì 8 febbraio ore 21 in via Aureliana, Montecorto Terme, pub Imbolc. Poi c'è sabato 10 febbraio alle ore 21 a Villa Tora di Saonara, l'auditorium presso le scuole medie in via Domilani, c'è la presentazione del libro di Lauro Rangoni, La magia dei Celti, pubblicato da Segnia. Sapete che il tema dei Celti è un tema molto dibattuto, molto di moda, molto importante. Si scrivono molte cavolate e molte stupidaggini. Finalmente abbiamo la possibilità di sentire qualcosa sui Celti da una persona in gamba che ben li conosce, non soltanto perché li studia dal punto di vista esterno di un intellettuale, ma perché lei è entrata in contatto con questo mondo proprio vivendo tramite esperienze concrete, tramite comunità che cercavano di recuperare lo spirito celtico, e ci verrà appunto a parlare sia della sua esperienza, sia di questo libro, che è un libro abbastanza agevole, facile, scorrevole, costa solo 6,50 euro, e ci verrà a parlare un po' di questa ritualità celtica, del mondo celtico, della religione dei Celti, e soprattutto farà una distinzione fondamentale, lo dice chiaramente fin dalle prime opere, che lo fa perché lei appartiene a questo mondo e perché soprattutto dice che i monoteisti hanno contaminato e hanno cercato di impedire di creare e di vivere in contatto con la natura. Dice nella prima parte del libro, Lauro Rangoni scrive: noi non abbiamo bisogno di credere in qualche cosa di dogmatico, sappiamo che la natura è divina poiché ne facciamo parte, la nostra non è una fede astratta, dato che l'immanenza del divino non ha bisogno di prove né di miracoli. E questo è proprio lo spirito che informa tutto quanto il libro e che appunto Lauro Rangoni ci parlerà. Allora l'appuntamento è sabato 10 febbraio ore 21, auditorium delle scuole medie di Villa Torre di Saonara in via Don Milani. Poi il 24 di marzo c'è la riaccensione del fuoco di febbraio, 24 febbraio, al tramonto, praticamente trovatevi sul posto un'oretta prima. A Jesolo, appunto, al Bosco Sacro della Federazione Pagana, noi riaccendiamo i fuochi. Naturalmente verrà preparato tutto, per cui se qualcuno arriva anche ad aiutare a preparare, naturalmente fa sempre piacere.
facciamo l'accensione del fuoco sacro, praticamente il rito si svolge nella una rappresentazione dello spegnimento dell'antico fuoco e della riaccensione da parte dei partecipanti del falò principale, e verrà riacceso il fuoco che era stato spento. È una rappresentazione scenica, speriamo di avere anche i quattro inni da cantare in quel momento, naturalmente non cantare perché sono stonato come una Pasqua, sarà da recitare, e sarà praticamente il rito della riaccensione di quello che fu spento allora. Bene, chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stellaria Paganesimo e vi do un appuntamento per stasera alle 19 che parleremo della percezione extrasensoriale. Ciao.